Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Paolo e vi do il benvenuto all'azienda Icomelli. Allora, la nostra azienda è un'azienda familiare e i nostri avi coltivano appunto la vite su questo territorio molto particolare che è nella parte più a nord del vigneto Friuli. E siamo all'interno di un cru, che è quello appunto di Aramandolo, l'unico vino che prende il nome dal territorio di origine. La nostra azienda è un'azienda oltre che vitivinicola, agrituristica, e facciamo accoglienza, abbiamo un ristorante tipico e 12 camere che ci danno grande soddisfazione. Venendo a Aramandolo appunto, come vi dicevo, è l'unico vino friulano che prende il nome dal territorio di origine, quindi dal paesino che è proprio alle pendici del Monte Bernadia. Fatto con un'uva autoctona, che è il Verduzzo Friulano, coltivato un po' su tutti i colli della nostra regione, ma solo qui, storicamente, appunto, prende il nome del territorio. Prima di OCG regionale, quindi dal 2001, abbiamo ottenuto questo riconoscimento. È, come dicevo, un cru, perché è veramente un territorio molto limitato. E i vigneti sono circa 40 ettari che possono produrre questo vino. È un vino molto particolare perché è un vino dolce che viene appassito e ha dei sentori particolari. Siccome è ricco di tannini, i tannini sono caratteristica soprattutto dei vini rossi, ma in questo vino il tannino è perfetto perché armonizza, diciamo, la sensazione dolce e si bilancia bene con l'acidità del prodotto e quindi dà una sensazione mai stucchevole e sempre molto, molto piacevole. Inoltre dà la possibilità, insieme all'acidità, questo tannino di abbinare il Aramandolo a piatti salati, quindi dai salumi, dal prosciutto, ma per andare agli gnocchi di zucca, ai chiarsons, ai formaggi, a tanti piatti tipici della nostra regione. La prima cosa che colpisce chi degusta questo vino è il colore, diciamo, dell'oro antico, perché è un colore bello, giallo, intenso, con riflessi qualche volta leggermente aranciati. Essendo un vino dolce, è abbastanza denso, anche se, come vi dicevo, il residuo zuccherino non è mai troppo alto. Quindi lo mettiamo al naso e al naso sentiamo dei caratteristici profumi di albicocca passita, di miele di castagno, e di frutta che può appunto ricordare l'albicocca, ma anche il favo delle api, e quindi un leggero sentore di muffa nobile qualche volta. È un profumo molto avvolgente che poi si ritrova nel momento in cui lo si mette in bocca. Ecco, un vino che entra dolce, però appunto poi l'acidità del tannino asciugano e lascia una sensazione di freschezza e di appunto aromaticità. È un vino unico, come si è già detto, e noi siamo orgogliosi di poter portare avanti questa tradizione, pur non essendo in un periodo in cui diciamo il vino dolce è di moda, ma questa è la nostra bandiera, il nostro orgoglio, e quindi lavoriamo in campagna, in cantina, per aumentarne sempre la qualità. Vi aspettiamo a degustare i nostri vini e ad approfittare della nostra cucina tipica all'agriturismo.